Allora, buonasera, mi scuso perché la mia voce, anzi, pensavo che poteva essere peggio di quanto non è. Comunque, quando si presenta oggi un soggetto politico nuovo, la reazione istintiva delle persone è: ma un altro ancora, ma ce ne sono già abbastanza. Ecco, voglio dire che non è un soggetto politico in più rispetto a quelli che ci sono oggi, per due ragioni di fondo. Primo, perché pone al centro della sua iniziativa l'emergenza climatica, l'emergenza ambientale. E al massimo tutti i partiti esistenti ne parlano come di uno dei problemi, ma poi in realtà non fanno neanche niente in concreto su questo problema. Diciamo che è quello su attorno al quale si deve articolare tutta l'iniziativa politica che noi vogliamo esprimere. E il secondo, quindi non ci poniamo. C'è il volume che è disturbato. Per dirlo in un'altra maniera, mentre tutti i partiti competono su delle ricette per gestire meglio questo sistema economico e produttivo, Bene, può ognuno andare. pensa di avere la ricetta migliore per gestirlo. Noi riteniamo che il problema non è gestire meglio questo sistema economico produttivo, ma cambiare questo sistema economico produttivo, perché non è possibile gestirlo in maniera più equa, perché crea iniquità nel suo modo di agire, non è possibile gestirlo in maniera meno impattante dal punto di vista ambientale, perché genera crisi ambientale nel suo modo di gestire, non è possibile gestirlo in maniera meno violenta, perché genera violenza e sopraffazione nel suo modo di funzionare. Quindi non è un soggetto in più, perché si pone in una prospettiva culturale diversa, cioè noi siamo convinti che stia finendo l'epoca storica cominciata nella seconda metà del Settecento con la rivoluzione industriale e che o siamo in grado di costruire un modello di carattere diverso o la storia dell'umanità rischia di chiudere definitivamente. E il nostro tentativo è quello di riunire tutte le persone che sono disponibili a scommettere sulla possibilità di uscire non con un collasso, ma con l'evoluzione verso una fase storica più evoluta di quella attuale dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale. Allora, primo punto, perché questa centralità? Perché anche se non c'è consapevolezza, perché la conclusione della COP 25 a Madrid lo dimostra, non c'è consapevolezza della gravità della situazione attuale. Questo problema sta mettendo non soltanto in discussione la sopravvivenza dell'umanità, perché qui ci sono cose, se non vorrei entrare nel merito di questa discussione, ma ci sono documentazioni molto precise da questo punto di vista, ma la difficoltà dipende dal fatto che per risolvere o attenuare i problemi occorre rimettere in discussione il sistema economico e produttivo, cioè occorre rimettere in discussione la finalizzazione dell'economia alla crescita della produzione di merci. Perché la crescita della produzione di merci richiede un aumento continuo di risorse e comporta una quantità crescente di emissioni non metabolizzabili dalla biosfera. Per cui è necessario porre questo aspetto con molta forza. Cioè, quello che io personalmente da diversi anni sostengo sulla necessità di una decrescita della produzione di merci, che abbiamo poi articolato in maniera molto precisa. Oggi in Italia continua a essere ridicolizzato da chi ne parla senza sapere che cos'è, mentre quello che sorprende è che a livello europeo comincia a diventare un tema centrale per persone, per correnti di pensiero molto diverse dalle nostre. Ci sono oggi dei pensatori di carattere liberale che rivendicano l'esigenza, la necessità di una decrescita per poter affrontare i problemi climatici. Io dico soltanto due, sono usciti recentemente un articolo e uno studio che lo dicono con molta chiarezza. L'articolo è un articolo del Financial Times del 24 ottobre che si intitola Il mito della crescita verde. E in questo articolo, io vi leggo soltanto l'incipit per vedere come ormai questa
queste tematiche sono, cioè la consapevolezza che non si può risolvere il problema ambientale se non si risolve il problema economico. Ecco, questo Simon Cooper dice: ecco la storia sul clima che noi liberali amiamo raccontarci. Una volta che ci saremo sbarazzati dei dinosauri della politica come Trump, affronteremo la lobby dei combustibili fossili e le avi dei corporation e voteremo per un nuovo accordo verde. Questo accordo finanzierà industrie pulite in rapida crescita, impianti solari ed eolici, autoveicoli elettrici, abbigliamento sostenibile. Possiamo rendere verdi le nostre società e continuare a consumare. Questa storia viene definita crescita verde. Sfortunatamente la crescita verde probabilmente non esiste, almeno per i prossimi 20 anni. La nostra generazione deve scegliere: possiamo essere verdi o possiamo avere la crescita? Non possiamo avere entrambe le cose insieme. E l'altro documento, questo è un articolo su un giornale prestigioso di carattere economico, no? Ecco, l'altro invece è uno studio fatto da un centro di ricerca che si chiama Ufficio Europeo Ambientale sull'Ambiente, una cosa di questo genere, 143 uffici in tutta Europa, e ha pubblicato uno studio a luglio che si intitola Il disaccoppiamento smascherato.